L'impianto Sabbioncello, situato nella golina del fiume Po a Quingentoli di Mantova, grazie alle potenti pompe di cui è dotato, preleva acqua dal Po per immetterla nell'omonimo canale Sabbioncello. Ulteriori impianti di sollevamento e numerose opere di collegamento consentono di invasare il sistema di canali al servizio dell'agricoltura e dell'ambiente di un territorio di circa 77.000 ettari nelle province di Mantova e Modena. Le acque trasportate dal canale Sabbioncello, oltre ad irrigare terreni agricoli della bassa pianura in Sinistra Panaro, attraverso una catena di 8 impianti di sollevamento, arrivano a servire terreni a giacitura più alta, posti in prossimità di Modena, superando un dislivello massimo di 18 metri. L'opera è composta da un impianto principale situato in sponda interna del Po e dalle strutture complementari, rappresentate principalmente da tubazioni di mandata, bacino di calma e controchiavica che si sviluppano in sponda esterna. Li separa la sommità arginale del Po, su cui si snoda la pista ciclabile di Destra Po. L'impianto idroforo ha una portata massima di 20 metri cubi al secondo ed è dotato di 6 pompe centrifughe ad asse verticale, collegate a 6 motori elettrici. Riesce a derivare acqua, con prevalenza media, fino a 7 metri, attraverso 6 tubazioni aspiranti direttamente dal corso naturale del fiume Po. Il bacino di calma svolge la duplice funzione di sedimentare i solidi sospesi e la misurazione della portata. La controchiavica, attraverso 4 paratoie, regola il flusso delle acque che si immettono nel canale Sabbioncello. Il canale Sabbioncello è in parte pensile, con quote d'acqua maggiore rispetto alle quote delle campagne circostanti e si snoda per 20 km dal Po fino al canale diversivo di Burana, a San Posidonio di Modena. Inaugurato nel 1958, l'impianto Sabbioncello è stato costruito fuori del comprensorio consortile, in una posizione tale da minimizzare il numero di risollevamenti lungo il canale Sabbioncello, per portare acqua in posizione dominante. Le opere realizzate attuarono sul comprensorio una vera e propria trasformazione fondiaria, rendendo i terreni serviti dall'irrigazione tra i più produttivi della nostra pianura.